Bella sera ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per il primo episodio di Test Game e questa è la nuova grafica del canale, ragazzi, sì signori. Vi porto questo primo episodio e mi scuso perché non ho pubblicato video, ma purtroppo non potevo perché ho la spina fuori dal computer e il telefono a far riparare. Perciò, cominciamo subito. Il gioco in questione è Euro Truck Simulator Gold Edition e devo dirvi anche una cosa, che appunto da ogni mercoledì e sabato, come leggete, esce un nuovo video da quando esce questo video. Bene, possiamo cominciare. Se riesco a uscire, ecco. Ecco fatto. Dunque, Euro Truck Simulator, apri. Passiamo a Traps e spegniamo Fantasia. Sì, certo, ovvio se ci riesco. Un attimo, no, devo uscire, ragazzi. Eccoci qua. Perché Camtasia non mi registra i giochi. Ecco, perfetto. Grafica molto bella subito dall'inizio. Ciò, forse possiamo partire direttamente da dove sono arrivato. Anzi, ve ne facciamo una nuova, così fare vedere anche a voi. New game, ragazzi. Allora, possiamo partire da qualsiasi parte del Europa. Io, siccome l'Italia l'ho già vista, partirei Germania, Polonia, Italia, Spagna, Portogallo, Francia, United Kingdom. Ma sì, ragazzi, partiamo dall'Italia, mi sa. Ma sì, dai, partiamo dall'Italia. Selezioniamo, continue. Adesso si carichi. Vediamo che avevo registrato il gioco di trasporto speciale Event Transport, ma non ho voglia di farlo perché è un gioco schifoso, ragazzi. Perciò quando mi sono accorto, quando montavo il video, mi sono accorto che non me lo registrava. Perciò adesso vi faccio Euro Truck. Eccoci qua nel negozio. Abbiamo 100.000 euro a disposizione per acquistare un camion. Anche io so già cosa voglio. Questo costa 176.900. Andiamo avanti. C'è un po' di budget. Adesso vi faccio vedere il camion. Il prezzo sta qua. Molta bella scelta dei camion, sono fatti anche bene. Appunto, noi prenderemo uno Scania.
questo qua che è l'ultimo in questione. A me piace proprio lo scaglia, perciò adesso mi vengo come si fa questo. Ah, eccoci qua, qua in basso bui vai. Figata, l'ho scoperto, adesso si può muovere anche col mouse il volante. Allora, F2 abbiamo gli specchietti, F3 coso, questo no. Oh, partiamo subito. Adesso togliamo un po' gli specchietti che sono di intralcio. E abbiamo riparazioni, miglioramenti. Con M abbiamo la mappa. Adesso andiamo là, Trameri. Attenzione ragazzi, perché ci sono appunto le multe. Oh, con mouse mi è risultato un po' più complicato, però ti dico. Ah, ho su inserito il cambio manuale, perciò ESC rimetto automatico. Option gameplay automatic. Via verde. Ragazzi, farò un po' fatica adesso perché non sono abituato col mouse, a guidare col mouse, perché io di solito gioco con WASD, quei tasti lì. Ah, ragazzi, vi dico, è una figata col mouse, perciò se avete un mouse consiglio di utilizzarlo. Niente, basta muovere il mouse e schiacciamo invio, cioè schiacciate il mouse e schiacciate, muovete il mouse e si muove il volante. Allora abbiamo due città, Milano e Berna, che è in Svizzera. Consiglio di andare alla città più lontana e caricare il carico più costoso, insomma, che sono questi qua infiammabili diesel. Perciò, ma però non possiamo, perché vedrete che ci dirà che non abbiamo il certificato di ER classe 3 per l'ispezione. Per averlo costa 25.000, che noi non dovremo, forse non avremo, che, e ci dice tu sei preparato per l'ispezione. Allora mettiamo un no, perché mi sa che non abbiamo i soldi. Controllo, infatti 43.300. E lo stesso vale per altre robe tipo il consiglio. Allora, dicevo, Bern, c'è molta bella scelta, molto bello come gioco, ragazzi. Subito, però non so cosa sia, ragazzi. Controlliamo. 5160 furniture. Poi ragazzi, dunque, 5420 yogurt. Vedete, queste cose sono i carichi che costano di più. 5160, 5700 col tablet war, che sinceramente non ditemi cosa sia.
Controlliamo un'altra volta. Perfetto. Trasporteremo questo. Take job. E abbiamo il nostro carico. Eccolo. Dunque, visuale. Dunque, 3. Schiacciamo T, agganciamo il carico. Bella, c'è anche la visuale interna con testo 1. Dobbiamo andare a Bern, o meglio Bern, aiutarci perché non so come si chiama. Comunque andiamo alla capitale della Svizzera. Poi con lo spazio avete il freno mano, qua c'è il limite dei 50, adesso pensate con l'autogreggio, poi premeremo e vi farò vedere un po' la cabina dai camion. 90 all'ora, limite, mettere i limiti. 80. Questo è un altro sito di carico, l'Euracross, che magari vi faccio anche vedere, che però sono i carichi però meno costosi. Con il tasto dove c'è il più, vicino al tasto invio, ci sono quattro segni, dei parentesi e due segni, sono le frecce. No, ops, ho mollato il mouse. Ebbene, perciò vi lascio in viaggio ragazzi, e ci vediamo a Berna.
treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. Bene ragazzi, dopo questo lungo viaggio da Roma a Verona, come avete visto mi sono schiantato due volte contro due mezzi, non mi viene in mente quali. Dunque, avete visto che come fa a carburante, alla stazione di servizio, come cambiare le modalità di guida, non su opzioni, mouse, keyboard only, se non volete il mouse, come io ho giocato, come tuttora adesso sto giocando. Avete visto che si può cambiare colore, fare potenziamenti e riguardare il camion. I danni che ha fatto al remorchio dopo che vengono sottratti. In compenso, questo è un bel gioco, bello, consiglio benissimo. E c'è anche Eurotrack 2, mi sa. Adesso non lo so. Comunque ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sul prossimo tutorial del game o cos'altro. Niente. Adesso poi io vabbè, adesso ho caricato un altro carico, ma vabbè. Voi vi iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mettete 3 like o... 3 like, mi sono perso, aspetta, mettete 3 like, commentate se volete un gioco in particolare e noi ci vediamo con un nuovo video. Bella ragazzi.